Ciao, sono Anna, sono una specialist in diva e oggi vedremo la lumboscialgia insieme e come posso aiutarti con il nostro trattamento in diva. Che cos'è la lumboscialgia? La lumboscialgia è un dolore che si presenta a livello della zona lombare, ma che scende giù fino alla gamba, fino al piede, ed è un dolore che normalmente percepisci come urente, si dice, quindi un dolore bruciante. Da 1 a 10, dove 10 è il dolore peggiore che puoi immaginare, è un dolore che si presenta come 8 o 9. È un dolore che non ti lascia riposare bene, è un dolore che determina dei cambi di postura durante la notte molto frequenti. Probabilmente stai meglio se stai di lato e in posizione fetale. È un dolore che non riesci a star fermo in questa posizione perché il tuo dolore si accentua, non riesci a stare seduto, quindi devi camminare. Che cosa succede? Perché il nervo sciatico ti dà dolore? Ti dà dolore perché probabilmente puoi avere un sovraccarico muscolare che può andare a comprimere il tuo nervo, oppure in seguito a sforzi, quindi a movimenti traumatici, puoi andare a comprimere il tuo nervo, oppure a degenerazione articolare. Valeria, potresti passarmi per favore la colonna? Vediamo qui la nostra colonna. Questa per esempio è un'ernia discale. Questa è la nostra radice nervosa che può essere per esempio il nostro sciatico. Vediamo come per esempio un'erniazione del disco può andare a comprimere, quindi a dare impingement, a comprimere il nostro nervo, che quindi non essendo, diciamo, non trasmettendo più bene il nostro segnale ci darà dolore. Un dolore molto importante. Quello che noi dobbiamo andare a fare con la nostra tecnologia in diva è ridare libertà a questo nervo che quindi non trasmetta più dolore. Grazie. Quali sono quindi i sintomi? Sicuramente avremo un dolore muscolare, perché ovviamente la mia muscolatura lombare si andrà a contrarre. Si contrarrà per evitare che il mio disco vada costantemente a comprimere il mio nervo. Quindi molto probabilmente la tua postura sarà in shift laterale e piegato anteriormente con anca e ginocchio flesso per evitare, i muscoli cercheranno di evitare di comprimere il nervo sciatico e cercheranno anche di accorciarlo, di modo che tu non dia costantemente tensione al nervo che già è irritato. Quindi avremo sicuramente un dolore muscolare, sicuramente un dolore irradiato, quindi non solo nella tua regione lombare, ma giù verso gli ischiatici, quindi verso la zona posteriore della coscia fino al piede. Questo ovviamente ti determinerà difficoltà nel movimento, perché il tuo corpo cercherà di proteggerti dal dolore, quindi cercherai di essere più chiuso possibile per evitare di avere la percezione algica. Si chiama andatura di Putti, quindi in shift, piegato e a piccoli passi. Cosa andiamo a fare con il nostro trattamento? Con il nostro trattamento in diva eseguiremo un trattamento locale, quindi sulla zona di mio interesse, dove c'è la causa, quindi per esempio la mia ernia discale. Quale sarà il mio obiettivo? Il mio obiettivo sarà quello di disinfiammare, il disco, quindi decomprimere la radice, evitare che il disco costantemente vada a comprimere il mio nervo sciatico e quindi ridurre il dolore che tu percepisci. Lavorerò prima con un elettrodo capacitivo, che è un elettrodo che mi permette di lavorare sui tessuti più superficiali, poi con un elettrodo invece resistivo, che mi permetterà di entrare più profondamente nella tua articolazione, nei tuoi legamenti, per cercare di disinfiammare e decomprimere il nervo sciatico. Successivamente potremo andare a fare un trattamento più globale, quindi un trattamento più globale sul tuo nervo sciatico, lavorare su tutto il nervo, perché nel nostro corpo funziona bene il nostro corpo se si muove bene. Anche il nostro nervo è rivestito da una membrana che si chiama interfaccia connettivale che permette al nervo di scivolare e questo fa sì, se il nervo scivola, che io posso muovermi adeguatamente, quindi recuperare la mia postura eretta e andare a strecciare costantemente il nervo. Quindi quello che io andrò a fare nella mia fase globale è quella di farti permettere al nervo di scivolare. Irene, potresti venire per favore così facciamo vedere. In una prima fase io tratto il paziente in posizione laterale perché in questo modo mi permette di decomprimere la zona lombare, quindi la compressione dell'ernia sulla tua sciatica. E mi permette di porti il nervo in accorciamento, quindi in decompressione e ti riduce il dolore. Vado quindi a prendere la mia placca, che è la placca di ritorno per chiudere il circuito in diva, appongo un po' di crema, la pongo nella zona laterale della lombare
e quindi vado a lavorare con la mia tecnologia Indiva. In un primo momento vado a lavorare con un elettrodo capacitivo. Metto anche qui un po' di crema con elettrodo capacitivo che mi permette di lavorare meglio nella zona di mio interesse, che è questa zona qui, e mi permette di trattare i tessuti più superficiali. Una volta che ho preparato bene il tessuto, lavoro con il mio resistivo. Lavoro con il mio resistivo per lavorare più profondamente nell'articolazione e sul disco che sta comprimendo il mio nervo sciatico. In questo modo, con questo elettrodo, posso abbinare anche un trattamento di terapia manuale per cercare di decomprimere ancora meglio il nervo. E quindi, in modo particolare, per esempio, di qui, vado a cercare di aprire la zona lombare per decomprimere ulteriormente il nervo. In una seconda fase, per favore, mettiti pancia in su. Posso lavorare più globalmente sul nervo e il mio obiettivo sarà quello di fartelo scivolare lungo il tuo tessuto. Quindi andrò a fare delle mobilizzazioni della gamba per cercare di far scivolare il nervo. Quindi metto l'elettrodo a livello della pianta del piede ed eseguo delle mobilizzazioni del nervo. In una prima fase a livello del ginocchio, successivamente lo vado a mettere in tensione. Ok, perfetto. Grazie. Quali sono quindi i benefici che mi genera questo trattamento? Sicuramente andremo a lavorare per disinfiammare la compressione del nervo, quindi ridurremo il dolore, lavoreremo sulla contrattura muscolare e quindi ridurremo in maniera importante il tuo dolore, ripristinando anche la tua mobilità. Spero che questo video sia stato chiaro e di tuo interesse. Ti invito a seguirci ancora sul canale YouTube Indiva Active.